Ciao a tutti, sono Carlotta e oggi vi spiegherò come scegliere una tavola da dancing e freestyle. Ci sono tre luoghi dove poter acquistare una tavola. Innanzitutto un luogo fisico, un negozio di skate e longboard. Oppure, se non avete nelle vicinanze un negozio, potete andare su internet e cercare dei negozi online oppure dei siti, per esempio su Facebook, di scambio di tavole usate. Se decidete di cercare una tavola online, ci sono alcune cose che prima dovete sapere e considerare. Innanzitutto, per fare dancing e freestyle serve una tavola piuttosto lunga. Questa, per esempio, è lunga 1,20 m. La lunghezza può variare da 1 metro appunto a 1,20 m o anche di più. Deve essere una tavola lunga, abbastanza spaziosa e deve avere alle due estremità dei piccoli rialzamenti che si chiamano kick e servono per far alzare la tavola per eseguire i trick del freestyle. Esistono anche tavole con le estremità piuttosto piatte come questa, si vede che non c'è molta concavità, però c'è uno spazio consistente tra l'attacco dei track e la fine della tavola. Questo spazio mi permette comunque di poterla poppare, che vuol dire proprio spingere con il piede sull'estremità per farla alzare. Altro elemento importante per le tavole da dancing e freestyle sono la flessibilità della tavola e la concavità. Entrambe dipendono dal materiale con cui è costruita la tavola e tendenzialmente queste tavole sono fatte di bambù. Il bambù è un legno molto flessibile e si possono trovare tavole con diversi gradi di flessibilità. Questa è una tavola con una concavità regolare, però esistono anche tavole con una concavità al contrario, reverse concave, che insieme alla caratteristica di flessibilità determinano la spinta che la tavola restituisce nel momento in cui ci salto sopra o faccio dei passi di dancing sopra. La flessibilità si sceglie in base al peso del rider. Per esempio, io ho scelto un Flex 2. Pesando 60 kg, questa è la flessibilità più adatta al mio peso e al mio stile di riding. Se invece avessi scelto una Flex 1, sarebbe stata troppo poco reattiva ai miei passi e non mi avrebbe dato il rebound che io cerco nel momento in cui danzo. Nel momento in cui andate a cercare le caratteristiche specifiche di una tavola su internet, di solito è specificata la proporzione tra peso del rider e flessibilità della tavola, quindi è abbastanza facile reperire questa informazione. Altro elemento importante per fare freestyle sono i track. Servono in realtà dei track molto semplici da longboard, leggeri, con un hangar che è questa parte centrale da ruota a ruota di 180 mm, che è la misura classica per il longboard. Le ruote sono ruote più grandi di quelle da skate, si aggirano intorno ai 60-70 mm, più piccole di quelle che si usano nel longboard per fare discesa. Sono ruote che hanno diverse durezze che si scelgono poi in base allo stile e alla comodità del rider. Il vantaggio di andare in un negozio fisico per cercare la propria tavola da dancing è quello che di solito le tavole si possono provare, quindi la possiamo prendere in mano, sentire il legno, sentire la flessibilità, se ci piacciono le ruote, provare a fare un giro sopra. Tendenzialmente, che sia su internet o che sia in un negozio fisico, la prima tavola da dancing e freestyle può essere una tavola molto semplice. Io vi consiglio di comprarla già completa di track e ruote, perché di solito i setup sono fatti in funzione della disciplina che si vuole praticare e di stare attenti soltanto alla lunghezza e alla flessibilità. Poi, con il progredire delle vostre skills, potrete provare, sperimentare track diversi, magari più leggeri, ruote diverse, magari più dure, o con un lip che è la parte di confine della ruota, magari più arrotondato o più spigoloso. Le prime tavole da comprare per iniziare ad avvicinarsi a questa disciplina, di solito complete di track e ruote, si aggirano su una cifra intorno ai 100 euro. Poi, una volta che si ha in mente quali sono le caratteristiche specifiche
della tavola più adatta al proprio stile, si può trovare del materiale molto più tecnico e anche molto più costoso. Se avete voglia di andare su internet e spulciare tra i vari siti per trovare del buon materiale per fare longboard, vi consiglio di andare sul sito di Skatebyte. Lì avrete la possibilità di vedere una vasta selezione di tavole da dancing, da freestyle, e sicuramente troverete Federico, il proprietario del negozio, molto disponibile a darvi qualsiasi consiglio sul materiale che volete comprare. Se volete venirmi a cercare su Instagram per riempirmi di domande e vedere i miei trick, cercate Lotie on the Storm, riempitemi di domande e provate a skateare!